Carrozzeria Pendin Delio, affidabilità, cortesia e alta qualità. A Vicenza, zona Stanga. Bentrovati con Mosaico, benvenuti nel quartiere Stanga di Vicenza. Siamo davanti alla chiesa di Santa Maria Regina della Pace, chiesa sorta dopo il voto che la città di Vicenza espresse nel 1917 alla Madonna perché la preservasse dall'invasione austro-ungarica durante la Prima Guerra Mondiale e soprattutto perché facesse cessare il conflitto. 100 anni dopo la città di Vicenza si ritrova qui per celebrare e rinnovare quel voto espresso il 25 febbraio 1917 e noi in questa puntata seguiremo proprio queste celebrazioni. Agli inizi del 1917, nel pieno svolgimento della Prima Guerra Mondiale, pochi mesi dopo la Strafe-Spedition, la minaccia di un'invasione austro-ungarica a Vicenza era ormai arrivata a un livello altissimo. Per questo motivo, il 25 febbraio, le due massime cariche di allora, il vescovo Ferdinando Rodolfi e il sindaco Licinio Muzzani, decisero di raggiungere il santuario di Monteberico e il suo rettore padre Pier Francesco Testa per rivolgere insieme una preghiera alla Madonna affinché la città e la diocesi di Vicenza fossero risparmiate dall'invasione nemica e il conflitto potesse cessare. In cambio di tale richiesta fu fatto voto che l'8 settembre, giorno della sua nascita, sarebbe stato celebrato come festa della città e una nuova chiesa sarebbe stata a lei dedicata. Le cose andarono come auspicato e così, oltre ad avviare la festa dell'8 settembre, la nuova chiesa progettata per il quartiere Stanga fu intitolata Santa Maria Regina della Pace. Esattamente 100 anni dopo, la diocesi e la città di Vicenza, rappresentate dagli attuali vescovo Beniamino Pizziol e dal sindaco Achille Variati, hanno celebrato e rinnovato quel voto con una processione fino a Monteberico, suggellando il nuovo patto con l'accensione della Lampada della Pace, scortata dalle guardie d'onore del Pantheon. Il giorno dopo, 26 febbraio, presso la chiesa della Stanga si è svolta una messa solenne, con la presenza di autorità, con la cresima di alcuni ragazzi di prima superiore e con due importanti benedizioni. La messa è terminata, ho avvicinato il vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol. Siamo qui a celebrare questo voto espresso 100 anni fa. 100 anni fa la comunità, la diocesi di Vicenza chiedevano essere risparmiati dalla guerra. Oggi siamo qui a ricordare questo voto e ancora a rinnovare questa richiesta alla Madonna. Ieri abbiamo fatto la memoria del voto come comunità diocesana e comunità civile a Monteberico. Oggi siamo in questa chiesa, Madonna della Pace o anche chiamata Regina della Pace, perché una parte del voto compiuto 100 anni fa, il 25 di febbraio del 1917, riguardava anche questa chiesa. Era già stata posta la prima pietra dal vescovo Ferdinando Rodolfi e poi lo scoppio della Prima Guerra Mondiale aveva impedito la continuazione dei lavori. Più tardi, dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale, si è proceduti alla costruzione della chiesa e la parrocchia è stata eretta nel 1924. Allora io oggi ho chiesto alla comunità di prendere coscienza di questa origine, che è l'origine di una promessa che tutto il popolo di Vicenza ha fatto al Signore e all'intercessione della mamma di Gesù, Maria, che ha voluto chiamare come Regina della Pace, che è una delle litanie. E quindi ho chiesto a questa comunità di essere segno, testimonianza di pace all'interno delle famiglie, della comunità civile e della comunità religiosa. Dopo la messa, autorità e fedeli si sono spostati all'esterno della chiesa per due importanti benedizioni, a seguito di altrettanti interventi effettuati nei mesi precedenti. La prima ha riguardato la croce in pietra collocata originariamente sul sagrato della chiesa e poi spostata in un angolo del piazzale come monumento celebrativo per ragioni di sicurezza, in quanto era diventata pericolosa per il peso. La seconda benedizione è stata per il campanile, alto 51 metri, e rimesso a nuovo con un intervento costato 130.000 euro, 60.000 dei quali messi a disposizione da tutto il Consiglio Comunale, come ha tenuto a precisare il sindaco Variati.
E qui ho al mio fianco due sindaci di Vicenza, il sindaco attuale Achille Variate e il sindaco Marino Quaresimin. Parto quindi con Marino Quaresimin, che ritrovo con piacere. Volevo un commento da parte sua di questa bellissima festa dedicata proprio alla nostra comunità, la comunità di Vicenza. Beh, questa è una comunità che io ho vissuto da sempre, la mia famiglia, tutti noi, la grande famiglia, non dimentichiamo, 15 fratelli, ha frequentato tutti la scuola materna e le scuole elementari. Poi buona parte si sono insediati con la propria famiglia nella parrocchia, quindi fa parte della nostra vita. Già i nostri genitori, i nostri nonni hanno contribuito a realizzare la chiesa andando a raccogliere il materiale, in particolare le pietre e i marmi a Chiampo, allora a quei tempi con la carretta e i cavalli. Quindi credo che effettivamente sia qualcosa che è insita nel nostro cuore. Quindi sarà questa partecipazione, spero, oggi, domani, anche per il futuro dei nostri nipoti. Grazie sindaco Quaresimin. Adesso chiedo invece al sindaco Variate un commento su questo campanile, innanzitutto un solido campanile, come ha detto Don Lino, che è stato restaurato anche grazie a un contributo, come ha detto lei, di tutto il Consiglio Comunale. Sì, è stato tutto il Consiglio Comunale che in occasione di questi 100 anni dal voto della comunità cittadina e della diocesi fatto alla Madonna di Monteberico, hanno ritenuto di consegnare come offerta alla parrocchia. Ma veda, io oggi ho ricordato che la pace, che era quella invocata 100 anni fa, deve essere portata avanti veramente da ciascuno di noi. E qui è importante che noi ci sentiamo comunità. Guai alle solitudini. Nella solitudine non ci possono essere piaceri e i dolori diventano ancora più esasperati. Quindi l'essere operatori per la pace vuol dire anche far crescere la nostra comunità di quartiere e di città. E queste celebrazioni del voto espresso da Vicenza nel 1917, rinnovato oggi nel 2017, saranno ricordate, oltre che dal nostro speciale di TVA, anche e soprattutto dal volume di Pio Saverio Porelli, che proprio documenterà questa storia partendo proprio 100 anni fa. Sì, il libro parte dalla storia in cui si trovava la città durante la guerra, del perché il vescovo ha deciso di fare quel voto, quindi le circostanze che lo hanno indotto a... E siccome oggetto del voto era anche la realizzazione di una chiesa da dedicare alla Madonna, poi il libro passa a raccontare la costruzione della chiesa, di questa parrocchia e la vita che in essa si è sviluppata dagli anni 20 fino ad oggi. E questo volume più o meno quando sarà pronto, dove si troverà? Allora, il volume sarà pronto fra due mesi circa, e sarà pronto per aprile-maggio 2017. Sì, fra un paio di mesi, il tempo di rileggere e di completare l'ultimo capitolo. E sarà disponibile qui in parrocchia, poi qui verrà organizzata una distribuzione e poi come presentazione siamo disponibili a presentarlo in città, in qualunque parte, insomma, sarà possibile presentarlo, perché almeno i primi due capitoli interessano la città stessa, ecco. Poi si scende a parlare di più del territorio, ma i primi due riguardano la città. Sono tornato dentro la chiesa di Santa Maria Regina della Pace per incontrare Don Lino Smidel, il parroco di questa comunità che raccoglie circa 9.000 fedeli. Tra l'altro la chiesa di Santa Maria Regina della Pace è proprio un vero tempio della pace, perché dalle vetrate ai lampadari, agli angioletti sui capitelli, anche al presepio che ha realizzato per questo Natale, è tutto un richiamo continuo alla pace. Esattamente, lei ha detto bene, perché uno entra qui e sembra una chiesa normale, come ne vediamo tante, però se uno si sofferma all'entrata della chiesa dove è scritto Regina Pacis, proprio all'entrata, allora entra e trova che i lampadari hanno le colombe e i ramoscelli di olivo, trova sulle vetrate alcune frasi dettate dal testo sacro della Bibbia, del Vangelo, che riportano dei versetti che riguardano la pace. Poi se lei guarda anche l'altare, sopra l'altare non c'è il crocifisso, ma c'è una grande immagine della Madonna Immacolata che proprio rappresenta, no, questa presenza forte in questa comunità. Il presepio, l'idea è partita
per poter realizzare in contemporanea al centenario un fatto storico e renderlo visibile. Quindi da una parte abbiamo costruito una parte così delle nostre piccole Dolomiti, mettendo in riferimento il Pasubio, in cui sappiamo che c'è stata una forte presenza, una battaglia grande per la Prima Guerra Mondiale, e poi dall'altra parte abbiamo realizzato in forma ridotta e la planimetria, il piccolo progettino, no? E questa chiesa, in modo di dire: a Monteberico c'è l'8 settembre, noi qui abbiamo la seconda parte del voto, che è la realizzazione di questa chiesa, di cui noi per il momento siamo anche responsabili nell'accompagnare questa comunità. Di particolare interesse nella chiesa della Stanga il basso rilievo in bronzo dedicato ai dispersi senza croce, donato dall'Opera Nazionale Caduti Senza Croce e unico in tutta Italia con quello a Bari, e l'altare, che fu realizzato nel 1946 dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la preghiera di protezione per la città da parte di Monsignor Zinato. E davanti alla croce, diventata monumento a ricordo di questa giornata, si conclude questa puntata di Mosaico che ci ha fatto scoprire un pezzo della nostra storia vicentina. Ringraziandovi per la vostra attenzione, vi ricordo che se vorrete potrete rivedere questa e le altre puntate di Mosaico sul sito di TV a Vicenza, www.tvavicenza.it. Dal quartiere Stanga di Vicenza è tutto, quindi appuntamento alla prossima puntata di Mosaico. Arrivederci. Carrozzeria Pendindelio, affidabilità, cortesia e alta qualità. A Vicenza, zona Stanga.